È venerdì 21 luglio 2017. Questa è via di Tizzano. Sono passati esattamente 112 giorni dalla posa della prima pietra della variante di Grassina, lo ricorderete, il 1 aprile scorso. Questa è località Ghiacciaia. In questo punto verrà una grande rotatoria che smisterà il traffico tra la variante, la nuova variante che arriverà dalla sinistra dello schermo, e rientrerà su via di Tizzano. Anche qui i lavori completamente fermi. Vedete, c'è una ruspa che è qui da diversi giorni in questa posizione. Forse bisognerebbe avvertire qualcuno che l'ha dimenticata, o forse se c'è qualcuno che la vuole adottare. In questa zona c'è anche il cartello che fu messo a Ponte Annicchia il giorno dell'inaugurazione in pompa magna con il sindaco Nardella e il sindaco Asini, lo ricorderete. E qui c'è esattamente l'indicazione con i giorni, 1000 giorni per terminare i lavori. Ne sono passati, ricevo, 112, oltre l'11% del lavoro, ma per adesso si vede ben poco. Si vede ben poco qui e tra un po' ve lo mostrerò, si vede ben poco anche negli altri punti dove i lavori sono iniziati. Via di Tizzano tra Scolivigne e Capannuccia. Anche qui grande sbancamento con la creazione di un'ampia area sterrata. Nascerà qui una rotonda per smistare il traffico da via di Tizzano verso il nuovo tratto della variante di Grassina, che si inerpicherà sui colli e arriverà fino al grosso modo all'Ugolino, in località Le Mortinete. Zero operai al lavoro, nessun mezzo pesante inquadrato. Siamo a Ponte Annicchia, vicino alla Chiantigiana. Questa è quella vecchia e qui verrà in questo tratto la variante. Vedete, qui è stato fatto un po' di disboscamento e qui in effetti qualcosa si muove. Come vedete, c'è una ruspa al lavoro che sta continuando a spianare questa zona. Più in là c'è anche un camioncino con un altro operaio. In quella zona lì deve venire lo svincolo, più avanti il ponte per superare l'isone. Insomma, qualcosina si sta muovendo, ma certamente le forze in campo sono veramente esigue. Questo è il tratto di strada che collega via di Belmonte alla pista ciclabile, un piccolo tratto sterrato che verrà utilizzato dal nuovo tracciato della variante. Come vedete è stato chiuso perché è un'area di cantiere, ma non c'è segno di operai che vi lavorano. Questo in realtà doveva essere proprio il primo punto su cui si iniziavano i lavori, con un sottopasso per disimpegnare Villa El Sasso, che è alle mie spalle. Come vedete, la vegetazione cresce rigogliosa, qua non c'è traccia alcuna di lavorazioni, di operai, di cantiere. Ci sono le reti rosse che ormai restano qui da molto tempo. È stato spianato, come vedete, un po' di strada, ha fatto un mucchio di terra, ma poco altro. Insomma, primi accenni, niente di più. Via di Belmonte. Qui dovrebbe nascere la rotonda di svincolo tra via di Belmonte stessa e la variante Chiantigiana. Vedete, hanno fatto uno spiazzo, c'è anche una ruspa, e qui ve lo testimonio da diversi giorni, sempre nella stessa posizione. Insomma, non fervono proprio i lavori. Non vi fate ingannare dall'auto che avete visto parcheggiata, non è segno di vita, quella è l'auto mia.